Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e dopo un sacco di tempo torno a fare dei video perché c'è una notizia bomba che non potevo assolutamente non comunicarvi. Motorsport Games annuncia l'acquisizione di Studio 397 e quindi di Air Factor 2, perché Studio 397 sono i ragazzi che sviluppano appunto il nostro amatissimo Air Factor 2. Chi sono Motorsport Games? Sono quelli che hanno fatto NASCAR Heat, tutta la serie 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, che si sono lanciati nel mondo degli sport proprio collaborando con gli Studio 397 per la realizzazione della 24 ore di Le Mans Virtual Race. Insomma, ragazzi, gente che ne conosce appunto di simulazione, e quindi siccome hanno lavorato in stretta collaborazione hanno visto che i ragazzi di Studio 397 hanno un grosso potenziale, che hanno fatto, gli hanno proposto appunto l'acquisizione per portare dei capitali che per noi utenti finali sono importanti, proprio per aumentare, diciamo, lo sviluppo appunto di Refactor 2 e arrivare in modo aggressivo nel mercato proprio della simulazione, perché è proprio quello che dichiarano, quello di diventare leader nel mondo della simulazione virtuale. Allora, sono dichiarazioni che sono abbastanza forti, e andando a prendere chi ne capisce come Studio 397 per quanto riguarda appunto la simulazione di guida, l'impatto è veramente forte e per noi è tutto positivo, perché vuol dire che sarà sviluppato in forza proprio Air Factor 2, che purtroppo ha avuto un ritardo in questi anni qua proprio per una mancanza di fondi. Parliamoci chiaro, ragazzi, è inutile girare intorno al discorso: i ragazzi di Studio 397 hanno fatto molte mod per avere, diciamo, dei capitali per potersi finanziare appunto lo sviluppo del gioco. Ma non solo questa bombazza, ragazzi, c'è Motorsport Games che dà il benvenuto alla famiglia eccetera eccetera Air Factor 2, dichiara di aver preso anche un accordo per l'acquisizione di Kartcraft, ragazzi. Kartcraft, ragazzi, che non so se l'avete provato, è un gioco di carte fantastico, e anche qui, diciamo, pena a svilupparsi proprio per una mancanza di fondi, o probabilmente perché i team che compongono gli sviluppatori non sono abbastanza. Quindi Motorsport Games dice: aspetta, mi prendo non soltanto Air Factor 2, leader mondiale per quanto riguarda la simulazione, o comunque uno dei leader nella simulazione mondiale, e in più mi prendo chi sa fare bene la simulazione dei kart. Mamma mia, ragazzi, quanta carne al fuoco! Io sono veramente felice, perché queste notizie sono delle notizie che giovano appunto all'utente finale, agli amanti noi della simulazione. E quindi, ragazzi, con questa notizia bomba vi dico grazie ancora una volta per avermi seguito. Attenzione, siamo road sui 5.000, ragazzi, pur non facendo video. Sono veramente contento e vi ringrazio tantissimo perché continuate a seguirmi, a lasciare commenti, insomma, questo è qualcosa che mi fa veramente piacere, anche se ultimamente le live la fanno da padrona sul canale. Cercherò di essere un po' più presente, perché queste sono veramente delle notizie che fanno piacere, che riattivano la voglia di poter fare dei video per poter analizzare insieme a voi quello che succede appunto intorno al mondo della simulazione. Siccome da tanto tempo che non lo dico, ragazzi, se il video vi è piaciuto e questa notizia bomba vi aggrada, pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale. Ci vediamo prestissimo. Vi ricordo che domani sera c'è il Total Italy con la gara fantastica di queste Alfa Romeo, e sono a Patras, il circuito che doveva essere situato in Grecia, che non è stato fatto, ma lo hanno realizzato su Air Factor 2. Quindi noi ci corriamo domani sera appunto con il Total Italy, e sabato c'è la finale, il VTCC, dove corro anch'io. Quindi se vi fa piacere venite a trovarci in live. Ci vediamo prestissimo, ragazzi, un abbraccio, ciao!